Uno scontro diretto per scacciare lo spauracchio play-out. Questa l'essenza di Bastia Spoleto, difesa da inventare per Schenardi che deve rinunciare a Consoli e Schettino. Squalificati, scalano dietro allora Falzone e Testa con Cavitolo e Di Salvatore che si prendono una maglia da titolare per Beoni dopo l'esordio amaro di Ostia Lido. È la prima al comunale. Tornano a disposizione Annibaldi e Marchetti, ma si ferma Noviello. In avanti allora con Fontanella ci sono i baby Baccarin e Palla Lavicini, solo panchina per Bianchini, arbitra Somma di Castellammare di Stabia. La prima occasione è di Marca Spoletina, minuto 11, l'uscita spericolata di Pino manda in tilt la difesa di casa che alla fine si arrangia come può, si gioca su buoni ritmi, ma le emozioni arrivano davvero col contagocce al 24esimo, ancora Voluntas pericolosa, stavolta su calcio di punizione, la mattonella quella di Andrea Bagnato, Pino si allunga e ci mette i guantoni, anche il finale di tempo è tutto della Voluntas, minuto 42, Bagnato da posizione impossibile, spara sull'esterno della rete, una manciata di secondi e a provarci è Cardarelli, il suo destro da fuori finisce non lontano dal bersaglio grosso, alla fine si vede anche il Bastia, spunto di Baccarin sulla sinistra, sponda di Cossu e botta di Palavicini, arriva una deviazione, forse con un braccio chiedono il rigore quelli del Bastia, insomma concede soltanto il corner, 0-0 all'intervallo, ma fin qui meglio la Voluntas. Ad inizio ripresa però il Bastia spezza subito l'inerzia del match, Baccarin dà un'occhiata a Lazzarini, prende la mira e spara all'incrocio, è un gol pazzesco, 1-0 Bastia, primo centro in campionato per il fantasista, classe 93, la Voluntas incassa il colpo e prova a ripartire, brivido per il Bastia al 12esimo, il pallone balla pericolosamente davanti alla linea di porta, se la cava in qualche modo la squadra di Beoni che concede solo il corner, minuto 25, solita punizione di Bagnato, il destro tagliato fischia non lontano dall'incrocio dei pali, adesso la partita decolla, Fontanella lanciato a 1000 all'ora finisce giù in area per il direttore di gara, è solo a angolo. In zona calda, fallo di Testa su Mattia e secondo giallo per l'ex di turno e Voluntas in 10 sul capovolgimento di fronte, Gesuele ha la palla buona per il pari ma spara alto in pieno recupero, il Bastia chiude la pratica col neo entrato Bianchini che infila Lazzarini per il 2-0 finale, dopo 3 sconfitte consecutive il Bastia torna a vincere ed è la prima gioia della gestione Beoni, per la Voluntas invece prosegue la maledizione lontano da casa, questa è la nona sconfitta in 12 gare esterne, adesso la classifica preoccupa sul serio. È stato un risultato per noi importantissimo, uno per il risultato in se stesso, due perché viene dopo un brutto periodo della squadra dal punto di vista dei risultati per l'appunto, per cui era importante interrompere di nuovo questo trend negativo, poi è stato importante anche credo per quello che la squadra ha dimostrato e si è dimostrata, nel senso che probabilmente aveva bisogno di anche avere delle certezze per quello che è stato il lavoro svolto, per quello che sono stati questi 8-9 giorni che abbiamo passato insieme, per cui credo che questa partita gli abbia aiutati a trovare delle certezze. Loris Beone tranquillo, disteso, anche se alla vigilia non era così. Schenardi, quanto sei preoccupato questa sera dopo la scoppola di oggi?